I verbi servili o modali si definiscono verbi servili o verbi modali quei verbi che in una frase, premessi a un altro verbo all'infinito, attribuiscono all'azione da esso espressa una particolare sfumatura di significato. Dovere, potere e volere, i tre principali verbi servili della lingua italiana, conferiscono infatti ai verbi che accompagnano rispettivamente un'idea o una sfumatura di necessità o obbligo, il verbo dovere, possibilità o capacità, il verbo potere, volontà o intenzione, il verbo volere. Esempi: devi stare più attento ai segnali stradali, devi mangiare di più per prendere peso, Carlo può girare il mondo, posso parlare 7 lingue, voglio incontrare il responsabile, Luca vuole diventare architetto. Questi tre verbi servili, come si può osservare anche dagli esempi fatti in precedenza, hanno le seguenti caratteristiche. Reggono direttamente un verbo all'infinito. Hanno i soggetti in comune con il verbo che reggono. Precisano il tempo in cui avviene l'azione e se sono accompagnati da un pronome atono, come mi, ti, ci, vi, quest'ultimo può collocarsi sia prima del verbo servile sia dopo il verbo all'infinito. Per questo possiamo dire indifferentemente «non ti può dire di no» oppure «non può dirti di no». «Ci volevano offrire un caffè» oppure «volevano offrirci un caffè». «Gli devo dare più consigli» oppure «devo dargli più consigli». Nei tempi composti, i verbi servili generalmente prendono l'ausiliare che richiede il verbo che accompagnano. Ad esempio, con il verbo partire che richiede l'ausiliare essere, prendono l'ausiliare essere. Una frase: il babbo è dovuto partire immediatamente. Mentre con il verbo parlare che richiede l'ausiliare avere, prendono l'ausiliare avere. Una frase: Luisa ha potuto parlare abbastanza. Tuttavia, quando l'infinito è un verbo intransitivo, di solito come ausiliare del verbo servile si può usare indifferentemente sia essere sia avere. Si può quindi dire: Marco non è voluto andare in piscina, oppure Marco non ha voluto andare in piscina. Quando invece il verbo servile accompagna un verbo all'infinito passivo, si usa l'ausiliare avere. Esempi: non avete voluto essere aiutati da nessuno. Ha potuto essere riconosciuto dalla moglie. Se il verbo all'infinito è preceduto da un pronome atono, l'ausiliare del verbo servile è essere. Se invece il verbo all'infinito è seguito da un pronome atono, l'ausiliare del servile è avere. Esempi: ci siamo dovuti svegliare molto presto. Abbiamo dovuto svegliarci molto presto. Quando dovere, potere e volere sono seguiti dal verbo essere, l'ausiliare richiesto è però obbligatoriamente avere. Qualche esempio: ha dovuto essere alla stazione alle 8. Non ho voluto essere scortese. Dovere, potere, volere, come avviene per i verbi ausiliari essere e avere, oltre che essere usati con funzione di verbi servili, possono essere utilizzati anche in funzione di verbi predicativi, cioè possono essere usati da soli con un loro significato autonomo. Esempi: Lisa deve 5 euro a sua sorella.
Non ne posso più di correre. Vorrei un bicchiere d'acqua, per favore. Quando sono usati come verbi autonomi, dovere, potere e volere richiedono l'uso dell'ausiliare avere. Due esempi. Non ne ha potuto più delle tue chiacchiere. Samuele avrebbe voluto più ferie. Altri verbi servili. Oltre a dovere, potere e volere, alcuni studiosi di grammatica ritengono appartenenti alla categoria dei verbi servili anche altri verbi, tra cui sapere solo con il significato di essere in grado di, solere solo con il significato di essere solito e ancora osare, preferire, desiderare. Alcuni esempi. So aggiustare un motore. Ogni giorno era solito andare al mare. Tali verbi, però, non hanno tutte le caratteristiche dei verbi servili propriamente detti, dovere, potere e volere. Ad esempio, non tutti ammettono la libertà di posizione dei pronomi atoni. È infatti corretto dire «non desidera avvicinarsi», mentre è sbagliato dire «non si desidera avvicinare». Nei tempi composti, l'ausiliare di questi verbi è sempre avere, a eccezione del verbo solere, che vuole esclusivamente l'ausiliare essere. Esempi. Giulio ha osato sfidare il campione. Hai saputo individuare l'errore. Sono soliti parlare troppo. Anche questi verbi, come dovere, potere e volere, oltre a poter essere usati in funzione di verbi servili, possono essere utilizzati come verbi autonomi. Due esempi. Sai bene le regole. Preferisco un gelato alla crema. Approfondimenti. I verbi servili a volte sono usati anche insieme per dare più sfumature di significato al verbo all'infinito. Un esempio dove troviamo sia una sfumatura di necessità sia una di possibilità. Devo poter camminare più veloce. I verbi modali o verbi servili, insieme agli ausiliari essere e avere e ai verbi fraseologici, fanno parte della categoria dei cosiddetti verbi di servizio o di supporto ed hanno, come si è detto, la funzione di servire, aiutare altri verbi.